Ragazzi, siamo in viaggio verso Varese. Ci stiamo andando a vedere la possibile sostituta di questa povera scudina. Di 3 anni di utilizzo, ragazzi. È stata veramente fedele, ma è ora di fare un piccolo upgrade con i cavalli. È stata una rivelazione negli ultimi 2 anni. Se cerchi un'auto sportiva fino a Varese per vedere l'auto, per poi scoprire che quello non è nemmeno un concessionario ufficiale, solo un rivenditore con auto usate o chilometri zero. Almeno sono andato a vederla dal vero, perché in giro non se ne vedono ed è una macchina molto particolare. Non si trova, addirittura non c'erano neanche nei concessionari ufficiali. Però io non voglio prenderla a chilometri zero usata. Se dobbiamo spenderli, spendiamoli bene. Quindi poi sono tornato a casa subito in direzione del concessionario ufficiale. Andiamo in concessionaria e la risposta è stata: tempi di attesa dell'auto 10-12 mesi. Quindi dopo essere stato in diversi concessionari di Monza e dintorni, ma ricevendo sempre la stessa risposta, torno a casa delusissimo e senza speranza. Ma proprio quando tutto sembrava perduto, ricevo questa telefonata che ha svoltato completamente la faccenda. Sì, sì, esatto, ho scritto io e volevo solo sapere se eravate concessionario ufficiale oppure rivenditore. La vorrei... Sì, sempre la versione quella... Ah, ok, può arrivare per metà marzo, perché gli altri concessionari qua nella zona mi danno tempi di attesa biblici. Grazie, grazie mille. Forse ci siamo, ragazzi, forse, speriamo. Questo che avete appena sentito è un concessionario ufficiale di Pistoia. E vi chiederete, come mi sono chiesto anch'io, come mai un concessionario a Pistoia mi dà come consegna 3 mesi e invece a Monza e Brianza mi danno 10-12? L'ho chiesto anch'io a questo concessionario della Toscana e la risposta è stata che loro le auto le hanno già preordinate tempo fa e una tra queste è esattamente come la voglio io. Quindi l'unica cosa che rimane da fare è ordinarla. No, sai cosa c'è, Ivo? No, no. Io non ve lo dico che auto ordinato, vi lascio la suspense. Scrivetemi nei commenti secondo voi che auto ordinato. Vi do l'indizio che è un'auto comune che vedete tutti i giorni, ma allo stesso tempo è la versione sportiva di quest'auto che non si vede praticamente mai in giro, ne ho viste pochissime dal vero. E comunque per festeggiare, siccome poi è anche l'ultimo dell'anno, siamo andati al super a comprare queste bombettine. E in più... Under surprise, ma... Adesso gli mettiamo dentro la vera sorpresa. Ok ragazzi, prendiamo l'ovetto Kinder. Ora apriamo delicatamente la carta stagnola. Facciamo attenzione a non rompere la cioccolata. No. Estraiamo la sorpresa e ne mettiamo una nuova. Facciamo attenzione a lasciare lo spazio per la miccia. Dopodiché richiudiamo l'involucro utilizzando tutto il nostro affetto. Questo ragazzi era il tutorial per come far esplodere il vostro Kinder sorpresa. Non è successo niente. Oh, è molle, è molle. Sciolto. Si è sciolto, ragazzi. Aprilo, aprilo. Aspetta. Avrà preso fuoco. Guardalo, è cotto. È cotto. No, è una Quindi anche il povero puffetto. Oh my god. Sono i nani della striscia di Gaza questi. Allahu Akbar. Questo è quello che succede, ragazzi, quando ti annoi veramente tanto al park ed è l'ultimo dell'anno. No! L'hanno incazzato! Vai un palumpa! Vai, vai dentro un palumpa! Allora, siccome dicono che facciamo i video uguali, facciamo una parte del video dove è perfettamente identica. Quando inizia la session, Ivo? Per niente, arrivare davanti alla bici, ti metti sui guantini, belli puliti e profumati. Puliti e profumati. Tutto. Esatto. Poi la prendi così, sì, con le dita, sì, con le dita così. La alzi, poi cammini. Ecco, qui c'è un po' di fango, lo vedi? Ecco, qui, poi la prendi, quando inizia a girare, che è inverno, fai. Se per caso se ti avanza prendi qualche manciata di terra e gliela metti sopra. Ma il problema è che se tu inizi con la bici pulita, dopo ti scazza quando la sporchi. Esatto, invece così la invece sporchi a prescindere.
penso sia uno dei primi giorni invernali dove la pump track non è così tanto bagnata. Poi col park chiuso, ragazzi, io sono contentissimo perché posso concentrarmi a girare e filmare per voi. Viva! Qui! Qui, siediti qua! Vestito! Dobbiamo consolare Yoshi, era qui seduto da solo. Come riscaldamento vi propongo io una cosa. Tu non lo sai, ma in realtà anche qui al Monza Pizza Bike Park c'è l'Urban Downhill. Questa è la versione per i bambini. Tu, siccome sei un bambino, devi fare questa versione qua. Big OTB. Ah, lì c'è una nuova hip. Ulla. Complimenti, era dottore. Troppo sullo spigolo, bello, mi scusi. Bello, bello. Ah! Oh, oh! Ma sei matto! Quella, comando, è tuo! Hai girato un 3-6. Scusa, no, scusa, è che non volevo. Scusa, no, scusa. Dai. Solo che tu ce l'hai. È che non ci sto. Io non so te, Ivo, ma io non ci sto proprio. Vedi quanto poco spazio c'è. Dai, Luca, facci un po' più in là. È pieno, Rolin. Vai. No, cioè, io non so, è pieno. Come stai? Cioè, no. Lui è il nano malefico vendicativo. Di questo essere un gnomo. Sembra una posizione di svantaggio. Vai, prendi la bici, dato, prendi la bici. È nostra. Madonna, cosa è piccola. La bici dei puffi. Cioè, praticamente, ragazzi, da quando abbiamo costruito il nuovo mulch non abbiamo ancora potuto fare una session come si deve. Intendo, abbiamo fatta sul mulch piccolo, perché comunque, anche essendo bagnato, sul mulch piccolo si arriva allo stesso con la velocità. Mulch grosso, finché il pianeta non si asciuga bene, non si riesce a trickare, quello è il problema. Dai, oggi solo trick dritti, senza rotazioni. Posso fare trick dritti? Infatti, bisogna impararlo. Bar, bar, bar. Sbagliato. Oh mio Dio. Ero già in mente con Wii Bar, mi partivo bar, ero... No, oh, shit! Raga, Huge Torquato ha detto che ci vuole fare un bel bar spin to tail whip. Trick fottutissimo che non gli vedo fare, tipo dal 2016 che non glielo vedo fare. Dai, adesso provi a fare... Fai one hand, one hand. Dai, prima una, poi l'altra! E l'altra dov'era? Oh, cazzo. No, il ragazzo è bravo, ma ancora non ha pieno controllo. La cosa di questi trick sembrano banali, perché uno dice cazzo solo one hand. In realtà la cosa difficile è proprio che magari tu fai il primo one hand intanto che la bici sale nella parte di salita del salto, e l'altro one hand invece nella parte di caduta. E fa paura fare i trick nella parte di caduta. Gli stiamo facendo fare al sasso un salto solo one hand, one hand. A me mi hanno chiesto Qui si vede il controllo a saltare dritto. Dai, sasso! Altra mano! Vediamo se il nano ha il controllo, il nano malefico. Lumpa lumpa. Oh! Vediamo l'altro lumpa lumpa. Oh, guardalo! No! L'altra! E l'altra! E l'altra! Oh, se Ivo non lo fa, io lo sfotti un botto. Bello stesso a sfotterlo, bello stesso a sfotterlo. Ma l'hai tolta, fa! Che cazzo di sicurezza? Perché non l'hai tolta la seconda, Ivo? No, ma comunque va che sembra scontato come trick, ma che... Cazzata.
Allora, decidi come fai il gradassello. O adesso ti siedi qui, non ti picchiamo, ma ti siedi basso, o se no dopo ne prendi una marea. Mi siedo qui, sto ok. Dentro qua, dov'è? Dentro! Tornare giù, tornare giù! C'è il pannolone! C'è il pannolone! Guarda che ce l'hai! Ce l'hai qui! Ma dai! Nella calzamaglia! Guarda! Adesso è perfetto! Impanatelo! Vabbè, sei stato bullizzato! And his name is John Cena! È vendicativo. È dell'estero. Guarda questo. Guarda là, il bastardo vendicativo. Salta dritto e li salti vicinissimo. No, no, faccio di meglio. Lo distruggo. Vai, 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 vai. Bestia. Guarda. Attenzione. Mangia un po' di mulch. Dentro. Mangialo, bastardo. Mai mettersi contro il capo! E se c'era l'alboreto? Eri sotto il mulch! Cosa volete? Volevamo sapere quanto mulch avevi mangiato oggi. Troppo, stronzi. Stronzi! No. Non mettete stronzi. Like e non iscrivetevi al canale. No! Ti sei divertito? Sì. Allora, vedi? Vedi che bella giornata, fratelli. Passiamo a sta doppia dose. Abbiamo un'ultima fontanella per festeggiare. Ragazzi, dalla fontanella al park. Ci vediamo al prossimo video. Bella!